Oh! Oh, e quindi? Sorprese. Capito? Libera Richard dai suoi demoni. Guarda Mary B che è fomentatissima. All right, Richard. This is your world. Show me what you're hiding. Is this where it started, Richard? Sì, ragazzi, comunque mo stacchiamo fra un po', io mi vado a leggere Civil War. Anzi, no, no, Civil War lo leggo domani, mi vedo la quarta puntata di come cazzo si chiama la di coso. Porca miseria. Sì, tanto dura una mezz'oretta. Ah, mi ha colpito, bastardo. Something here. It awoke on that day when she came to it. It took over. È bellissimo, visivamente. Ma qui sei fuori? Lì a sinistra c'è la mano, quella grande. È la quarta puntata di WandaVision. Ecco, WandaVision. Mi veniva The Mandalorian. Quando... No, no, ho detto, ho detto The Mandalorian. No, 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 a me veniva The Mandalorian. Ah. Ragazzi, io c'ho una... Sento odore di una roba... ho detto di coso. Vandalorian, esatto. Coltello del padre. Giusto perché... chiarire che non è un coltello qualunque. Your father forgot his knife. You'd better go and bring it to him. All right, I'll play along for now. Quella mi sembra una porta abbastanza chiusa. Father, you forgot your knife. Ok, questo funziona. You know what? Why don't you keep it? But it's your lucky knife. And now it's yours. You'll need it. I'm leaving tomorrow. What? No! Oh! Quanto mi piace quando succede questa puttanata. But where are you going? The army is heading out west. And I'll be going with them. But... No! I don't want you to go! Mi piace un sacco questa minchiata. I don't want to go either, son. But sometimes what we want isn't what's important. You understand? I... When will you come back? Take care of your mother, Richard. You're the man of the house now. La dice, pensa se succede quando devi andare in bagno. Però no, nei videogiochi è bello. A casa sarebbe un po' un problema. Mi preoccuperei un po'. Diciamo che se questa cosa succede a casa mia un po' mi preoccupo. Cioè, da una parte sarebbe bello perché potresti si fare la casa più grande. Però dall'altra parte potrebbe essere un po' un problema. Esatto.
Those tentacles are guarding something. We need to get rid of them. Scoppio spirituale. Ma non scoppia niente spiritualmente qua, quindi l'unica cosa che fa è questo, ma no, e con lo spazio qua dice spazio scoppio spirituale, ma non scoppia un cazzo, quindi devo forse raccogliere come per lei l'energia o qualcosa del genere. Sto facendo fare il giro tondo. Cosa c'è? Till you return to the earth from which you came. Qua non c'è più niente, mi pare. Qui ancora c'è questa cosa. Però non c'è niente che mi fa fare. Quindi la domanda è, e adesso io sto scoppio spirituale, come gliela faccio a scorregge? Come oggetti c'ha il coltello del padre che non usa, non combina, non scoppia, non usa, non combina, non scoppia, non usa, non scoppia, non combina. Con questo non fa un cazzo qua perché è solo uno scudo. E... qui non c'è. Cioè c'era un corridoio con una porta. Però magari posso usare qua il... vediamo se col... se... qua come cazzo si chiama. Ok, aspetta, forse c'ho un'idea. Esatto, così. Poche... perché polvere sei e polvere ritornerai. Che culo. Cos'è esploso? Sentivo puff. Però non è cambiato un po' un cazzo. Vediamo se è cambiato qualcosa da quest'altra parte. Qui non c'è. Ah, sì. Il camino, il fuoco. Coltello del padre. Qui. E prendiamo una lettera. In qualità di rappresentante del governo della Repubblica di Polonia, desidero fare le mie più sentite condoglianze per la scomparsa del tenente Tadeusz Tarkowski. L'uomo che state piangendo è morto nella più nobile delle cause. Il suo paese sarà per sempre grato del sacrificio fatto per proteggere la nostra libertà e indipendenza. È il ministro della difesa nazionale. Manda la letterina. Bene, siamo contenti. Quindi, cioè, la domanda è estica. Non c'è nient'altro. La leggiamo, l'abbiamo letta. Eccolo là. Dolore e rabbia, posso usare. Ah, ma c'è una bara adesso qua sopra. Non è tanto. Ecco, ha preso l'energia. Adesso lui. Bene, quindi adesso che lui è incazzato, vedete, c'ha l'incazzatura nelle mani. No, c'ho le dita nelle mani, com'è che era? C'ha l'incazzatura nelle mani. E adesso facciamo esplodere l'incazzatura che lui c'ha nelle mani. La forza nei bracci, voglio questa citazione. Perfetto. Agyunnao, come si suol dire. Ah, i pugni nelle mani, grazie Mario. No, ragazzi, ma cioè. Ok, then. Siamo nello. Totalmente. Vai, totalmente da un'altra parte. In realtà credo che siamo nello stesso posto di prima, però invece che essere nel luogo degli spiriti, cioè nella zona dello spirito, siamo in un luogo reale.
Credo. Penso di sì. Guarda che bello. Come on, Slowpoke. No, non mi dire che mo ci sono tutti vivi, quindi la devo cercare col suono. Oh, là c'è qualcosa. Here. I'll try to bring more tomorrow. Thank you, Richard. I can't tell you how much this means to me. Quindi adesso siamo Richard Bimbo, ovviamente. Lui sta indagando per i demoni di Richard. E adesso raga andiamo a caso fino a quando non riusciamo a trovare la strada giusta. Oh. But what is it? It's something very important. Promise me you'll keep it safe. This way, silly. Dritto a destra. Andiamo dritto. Rose? Rose! Over here. There you are. I was afraid you'd get lost. Ah, forse ci abbiamo. No. No, no, non è lo stesso posto, ma guarda che bello. You see that? A storm's coming. It's a big one. We should probably go. Same spot tomorrow? I'll be there. Boom. Era dentro un quadro. Real cute. So, where do we go from here? Cioè, era dentro un quadro. Wow. E qua non c'è più niente, credo che dobbiamo uscire da qui. Vediamo se... Certo, lui quando corre non è proprio super atletico. I can feel... Fa la corsetta, capito? Tipo maratona. Sì, sì. Sento che qualcosa non va. Meno male che lui sente che qualcosa non va. Someone who can take care of us. But I can take care of you. I promised Dad I'd protect you. I know, honey. And he would be so proud of you. But sometimes, a brave heart is just not enough. Hey, come here. I need you to do something for me. I need you to bring me that thing. You know which one. Yeah, real specific. Oddio, che palle. Ok, dobbiamo trovare un oggetto da mettere qua, qualunque cosa sia. Sarà sicuramente in questa stanza, perché tanto lo sappiamo che questo gioco non ti fa fare avanti e indietro. Pensavo l'accendino da moglie fuoco a sta casa. No. Ma ecco. Bottiglia vuota. Beh, è sempre brutto quando c'è una bottiglia vuota, però. Mi sa che proprio banalmente dobbiamo mettere lì la bottiglia vuota. Sì, credo proprio di sì.
Portami, sai tu cosa? L'alcol. You calling me a drunk? Get the hell away with that. C'è anche l'altro. Foto del matrimonio. Foto allegrissima, fra l'altro, di un matrimonio molto allegro, per quello che possiamo vedere. Why the hell would I want that? Ecco, si è incazzato. Well, he ain't here. Real fucking charmer, that one. Libro. Libro di Richard. Ah no, libera Richard dai demoni. Che cazzo avevo letto? Oh, you little shit. I'll teach you some respect. Grazie. Gentile, cioè, ma che to... Oh! Aspetta un attimo, gli do il tempo di riacchiapparsi. No, raga, ho capito. Devo fare il Perry. Avete presente il Perry? Ecco. Get the hell away from me. Quindi vedi che lo può distruggere il tentacolo? Come hai detto, Tony? Scusa, non ti ho sentito. Quindi l'hai distrutto alla fine del tentacolo? Sì, ma perché ho fatto tipo... Non perché ci sono andato con lo... Ho fatto tipo che ho premuto lo scudo non appena lui mi ha colpito. Quindi tipo il Perry nei videogiochi, capito? Sì, sì, sì. Esatto. Allora così lo distrugge. Vediamoci, proviamo. Infatti adesso l'ho sbagliato e mi ha colpito. Aspetta che mi allontano un attimo, che si riacchiappa l'energia. Giusto per distruggere qualcosa. Esatto. Devo fare tipo il Perry, ragazzi, praticamente. Che di solito non mi riesce mai nei giochi dove serve il Perry. Non mi riesce mai, ragazzi. A Sekiro non ci sono riuscito mezza volta a fare il Perry. A Demon Souls ci riesco una volta ogni 2000 anni a far sto card Perry. Qua, quanto pare, almeno per adesso. Un altro quadro, spacchiamolo. Bello, quanto mi piace sta roba. Alla fine di sto ricordo c'è il Lupin col cioccolato, può essere. No, questo posto, ma in un altro momento, ok. Richard. I should be going. I'm sorry. It's all right. We can finish some other time. Quindi stiamo vivendo i ricordi Richard, where are you? Di questo Richard con questa bambina.
Come al solito, raga, questo era scemo perché lì nell'infanzia chissà che cazzo gli è successo, è la solita storia. Che però funziona sempre. Richard, come out! Io non so dove sto andando, ovviamente, vado a caso. Allora. Don't worry. I'll keep you safe. I'll keep you safe. Fa troppo ridere che non hanno cambiato l'animazione della corsa rispetto a lei. No, no, è uguale. Ce l'abbiamo rifatta. I waited for you by the maze. I was afraid something happened to you. I'm fine. I don't like being alone. Are you sure you're all right? I said I'm fine. Hey, if something happened, you can tell me. Get the hell away from me! Flash. Okay, Richard. I get the picture. Doesn't change a goddamn thing. È incazzatissimo lui. Ok. E adesso? Allora, l'altra volta dove il quadro siamo dovuti tornare indietro. Probabilmente dovremmo fare la stessa cosa anche stavolta, perché qua non c'è un Kaiser. Torniamo indietro. Mommy, what's going on? Shh, listen to me, Richard. Listen to my every word. Some men will come to our house tonight. But why? What do they want? Shh, it's okay. Guarda, la camminata adesso è terribile, non brutta. Però questa cosa è la porta che si sposta, a me piace sempre. The hell is this? No, stay away from me. Stay back. Get away from me, you bastards. No! No! Let go of me. No, please don't. Ha ricominciato a correre. Adesso c'è un altro quadro che devo rompere, però non c'ho i pugni nelle mani. Come facciamo? Allora, adesso qui. Any son of Poland who collaborates with the oppressor. In pratica, questa sezione del gioco è solo un qualcosa che ti fa muovere, ma ti sta raccontando un pezzo della storia, Who steals from, denounces or otherwise acts against his compatriots. La prima casa sulla sinistra, vicino al fiume, davanti c'è un vecchio ciliegio. Li nascondono nella dispensa sotto al pavimento. A volte li fanno uscire per sgranchirsi un po', solitamente a fine giornata. Ogni tanto qualcuno esce anche fuori, probabilmente in cerca di cibo. Meglio andarci di notte. Sembra abbastanza evidente di cosa cazzo stiano parlando. Quindi andiamo avanti. Continua a non avere i pugni nelle mani. Però qua non mi dice che posso usare Zumpapero Zumpapala i pugni nelle mani. Quindi la domanda è: che cazzo devo fare qui? Vabbè, raga, era ovvio che stavamo parlando di quello, no? È ovvio che stavamo parlando di quello. Mi sembra abbastanza ovvio. Swiftly punish.
Ecco qua, qua prende i pugni nelle mani. Immagino, forse, probabilmente, se sto coso si ferma, io riesco forse a prendere... Beh,